Sei sveglio. Non male, eh? Ehi, vacci piano, piano. Vieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ah, non posso dire che l'avrei scelto per me, ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Good Springs. Spero che non ti scocci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro, Dago, ma dovrei dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Come me la sono cavata? Beh, comunque la maggior parte mi è venuta bene, la roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. Bene, prova a camminare fino all'altra estremità della stanza, fino al tester energetico che c'è là. Vai piano adesso, non è una corsa. Tutto bene finora. Vai a provare il tester della forza. Così scopriamo subito se hai recuperato tutte le tue facoltà. Fa piacere vedere che i proiettili non ti hanno fatto perdere fascino. Beh, sappiamo che le tue funzioni vitali sono buone, ma non significa che quei proiettili non ti abbiano fatto diventare più folle dello sterco di Big Horner. Che ne dici di metterti a sedere sul mio divano e rispondere a qualche domanda? Vediamo se le rotelle girano ancora bene. Va... Prima di lasciarti andare, mi serve un'altra cosa da te. Ho un modulo da farti compilare in modo da avere un'idea della tua storia medica. Solo una formalità. Non è che io mi aspetti di scoprire che i proiettili alla testa sono un male di famiglia. Va bene, così dovrebbe bastare. Vieni con me, ti accompagno fuori. Ecco, questa è...
Attenzione! Chiedo scusa. Tu, Billy, attenzione! Come posso esserle utile? Ciao. Crocker può. Ehi, benvenuto. Ehi là, amico. Ciao. Continua a ritrovare la strada di casa. L'uso delle armi. Ehi tu, ho un messaggio. Ehi, nessuno ha... Se ciò che cercate è acquistabile. Molla quell'arma. Resta là, non muoverti. Inizierò da qui. Benvenuto, tesoro.
ciao ancora! Avvicinati all'area di dimostrazione, per favore. Ok, quindi hai già familiarità con i Securitron. E voglio dire, alcuni dei tuoi amici sono Securitron, giusto? Il nostro alloggiamento in lega di titanio protegge bene le nostre delicate parti interne elettroniche dal fuoco delle armi leggere e dalle schegge. Il nostro braccio sinistro contiene un laser Gatling X-25 micidiale contro obiettivi civili a medio raggio. Sembra divertente. E per la repressione a breve distanza e il controllo della folla abbiamo questo fucile mitragliatore 9 mm di facile utilizzo. Bello! Sono tutte state vecchie, giusto? È qui che si fa interessante. A quanto pare, quelle sono le nostre armi secondarie. Da tutto questo tempo stiamo facendo girare il sistema operativo Mark 1, che non ha driver per le nostre armi secondarie. Immagina! Adesso guarda qui. Sto scaricando il sistema operativo Mark 2 in tutti i Securitron in rete. Fa davvero la differenza. Con il lanciamissili M235 possiamo attaccare bersagli terrestri e aerei a lunga distanza. E un sistema di lancia granate G28 a ripetizione ci rende micidiali negli attacchi a breve distanza. Guarda là! L'aggiornamento del sistema operativo include driver per i nostri sistemi di riparazione meccanica a bordo. Adesso provate a colpirci! Nel complesso, questo aggiornamento del software permette un aumento del 235% nell'efficacia in combattimento. Per unità. New Vegas ha finalmente dei soldati degni di proteggerla. Ogni Securitron in rete. Ehi, ciao ancora! L'uso delle armi è sconsigliato. Non adori vedere il lucky... Devi entrare nella sala di controllo. Inviato. Caesar è in... Immagino che non sia un... Hai fatto un super lavoro, eh?
E così il corriere che aveva imbrogliato la morte al cimitero fuori da Good Springs aveva beffato la morte ancora una volta, cambiando per sempre la zona contaminata del Moave. Il corriere, con l'aiuto di Yes Man, scacciò sia la legione sia la RNC da Hoover Dam, assicurando l'indipendenza di New Vegas da entrambe le fazioni. Con il signor House fuori gioco, i Securitron rimasti sulla strip stentavano a mantenere l'ordine. Le strade erano in preda all'anarchia. Quando si estinsero gli incendi, New Vegas rimase in piedi assumendo il suo ruolo di potenza indipendente nel Moave. Senza mai schierarsi né accanto ai migliori della RNC né con i peggiori elementi della Legione, il Corriere passò alla storia come il fondatore di una New Vegas veramente indipendente. Aveva spodestato il signor House dalla sua posizione di dominio sulla Strip e messo fine all'influenza della RNC e della Legione di Caesar nella zona contaminata del Moave. Black Mountain Radio continuò a trasmettere la sua particolare propaganda. Raul Tejada rischiò l'esecuzione ogni giorno, anche se alla fine fu graziato. I viaggiatori che si avvicinarono troppo a Black Mountain continuano ad essere molestati dai seguaci di Tabitha. Quando la zona contaminata divenne una terra senza...